Amici di Cavallo Magazine, benvenuti qua nel nostro Media Center qui a Fiera Cavalli. Buona giornata a tutti, grazie della vostra partecipazione. Noi oggi viviamo una giornata veramente speciale, un evento internazionale, una prima volta in Italia, soprattutto un numero uno mondiale. Il numero uno mondiale è Bart Abbas, inventore del teatro equestre. Per avere un'idea di chi stiamo parlando, per chi non lo conoscesse, ora vedrete alle nostre spalle un video che racconta con immagini di chi stiamo parlando. Per parlare oggi della prima volta in Italia, della prima presentazione in Italia, del lancio ufficiale del libro di Bart Abbas, Da un cavallo all'altro. Lo faremo con Giovanni Battista Tommasini, alla mia sinistra, che è l'editore assieme a Luciano Ruiu della casa More Than an Horse del libro. Giovanni Battista Tommasini lo conoscete meglio di me, caporedattore del TG3, grande esperto di storia e di arte equestre, ma soprattutto cavaliere. Con Daniele Tinti all'estrema sinistra, che è il traduttore dell'opera, e con Maria Cristina Magri, che è la nostra caporedattrice del settore cultura di Cavallo Magazine. Quindi Cristina, a te la parola per introdurre il tema e le domande ai nostri ospiti. Grazie direttore. Volevo ringraziare tutti voi che siete qui con noi, e lo sappiamo perfettamente perché ci siete, perché siete appassionati tanto noi di questa persona magnifica che è stato un precursore, un maestro per tutti. E siamo tutti qui uniti dalla stessa passione, Giovanni Battista prima come cavaliere che per qualsiasi altra cosa, Daniele Tinti come traduttore appassionato e cavaliere, persone che hanno sentito, sentono i cavalli esattamente come facciamo tutti noi e come fa a un livello assoluto Bart Abbas. Siamo qui per questa cosa, un libro, Da un cavallo all'altro. Era un'edizione prestigiosa di una casa francese, Gallimard, che soltanto nominarla viene da togliere il cappello. E More Than a Horse è orgogliosissima di essere stata scelta come casa editrice per la traduzione italiana di questo libro. Non posso far altro che lasciar parlare a questo punto Giovanni Battista, che è stato un po' il curatore dell'edizione. Giovanni Battista, che emozione è stata parlare di questo libro e soprattutto curarlo, rileggere le parole di Bart Abbas interpretate da Daniele. Allora, innanzitutto grazie a Cavallo Magazine per l'ospitalità, grazie a tutti voi per essere venuti. È stata un'emozione fortissima. Confesso che quando abbiamo tentato il primo approccio con Gallimard, questo libro è stato pubblicato nella più prestigiosa collana di letteratura francese contemporanea, quindi diciamo in una delle più prestigiose collane di letteratura del mondo. Noi che siamo dei piccolissimi editori specializzati, insomma, lo abbiamo fatto un po' con l'idea che era un tentativo solo per... E poi il sogno piano piano si è concretizzato, quindi è stata un'emozione fortissima. Io avevo letto il libro appena uscito, seguo Bart Abbas da quando ha fatto il suo primo spettacolo in Italia, credo che fosse nel 1986. È una personalità unica, davvero straordinaria, perché non è solo un cavaliere eccezionale, ma è un artista tutto tondo. Cioè ciò che rende unico Bart Abbas non è solo la sua qualità di cavaliere, la sua capacità di comunicazione con i cavalli a tutti i livelli, è il fatto che poi lui è un vero regista, è una persona che ha portato i cavalli dentro il teatro dello Châtelet a Parigi e dentro il teatro dell'Opera di Roma, con degli spettacoli molto suggestivi che dimostrano tutta la sua genialità. E questo libro lo testimonia in maniera molto molto efficace. Cioè leggendo questo libro si capisce perché i suoi spettacoli sono così poetici, così profondi. Bart Abbas è anche un ottimo scrittore, questo è un libro che ha una qualità letteraria altissima, quindi il lavoro di Daniele è stato particolarmente impegnativo e insieme abbiamo molto lavorato per essere il più aderenti possibili allo stile di Bart Abbas, che è uno stile molto personale,
che come nei suoi spettacoli mescola l'alto e il basso, l'ironia e la poesia, e quindi è un libro molto toccante, divertente, in cui lui racconta un'esperienza artistica ed esistenziale assolutamente unica attraverso la storia dei suoi cavalli. Grazie Giovanni, ma adesso vorrei sapere da Daniele Tinti, che ha tradotto questo libro, cosa fa un traduttore quando si trova per le mani un volume del genere, una storia del genere? Ma dunque, per rispondere a questa domanda, un traduttore dovrebbe svelare i propri trucchi o rivelare i propri sentimenti? Quindi è una domanda a cui è veramente difficile rispondere. Posso dire che tradurre significa transducere, significa portare dall'altra parte, significa concepire, e credetemi, in questo caso è stato veramente complesso, un modulo culturale di una lingua che si conosce ma non è di norma la propria lingua madre, per trasmettere un messaggio che ha un contenuto molto complesso dal punto di vista letterario, poetico, lirico, in un'altra lingua che è la propria. Gesualdo Bufalino, mi viene in mente, dice che l'autore di un'opera è il padre e il marito, il critico è un corteggiatore volante, il traduttore è l'amante. Io sono stato l'amante di questo libro. Accipicchia, e dove ci ha portato Bartabas allora con questo libro, con le sue parole? Perché io ho un'abitudine, come tutti noi, io immagino, quando prendo in mano un libro, prendo in mano la matita e comincio a scrivere, di solito nell'ultimo risguardo di copertina. Dopo tre righe di questo libro, ho scritto, è un poeta Bartabas, il furioso, vero Giovanni Battista? Sì, questo è un tratto molto evidente, come dicevo, e che spiega appunto anche la qualità dei suoi spettacoli. È sicuramente una persona che ha una capacità espressiva fuori dal comune e che ha trovato, attraverso la sua dedizione quasi monacale per i cavalli, un mezzo per esprimere una personalità artistica unica. Quindi e tutto questo lo si trova in questo libro, dove lui poi ripercorre la propria esperienza raccontando la storia dei cavalli più importanti della sua vita, della sua carriera, i percorsi avventurosi attraverso i quali li ha incontrati e attraverso i quali poi questi cavalli sono arrivati a brillare nei suoi spettacoli. Insomma, nel filmato lo si vede eseguire il leggendario Galop en Arrière con Chisciotte, che è questo stallone lusitano Ortigao Costa, e la cosa fantastica per chi ha avuto come me la fortuna di averlo visto dal vivo eseguire quell'aria straordinaria è che lui racconta come è arrivato a quell'exploit straordinario. Una cosa bellissima di questo libro, che devo dire mi sento molto importante, io qui ho il libro, l'ho letto e adesso ve lo racconto, e voi siete lì in ansia, volete magari, se non avete già letto la versione francese, in realtà no, sono sicura che chi è qui lo conosce già, forse lo sa a memoria, ma lasciatemi questa illusione, perché è stato così bello aprirlo, leggerlo e rendermi conto che quello che non voleva assolutamente essere un manuale di equitazione, in realtà io penso che sia il più bel libro sull'equitazione che io abbia letto. Io non sono un cavaliere, però ho letto tanti libri di cavalli perché mi appassionano, e questo è sicuramente quello che per me fa sentire di più quello che occorre veramente per fare equitazione, che non è una fredda tecnica, non è meramente solo fredda tecnica, ma è qualcosa che si avvicina di più alla poesia, al sentimento e al sentire. E penso che sia evidente in tanti passaggi di questo libro, Daniele. Assolutamente, è un libro che ha diversi piani di lettura, c'è un piano tecnico per il quale chi monta a cavallo probabilmente impazzirà, perché ci sono delle descrizioni che fanno rivivere su una pagina scritta quello che si vive montando a cavallo. Chi non apprezza i passaggi tecnici non può non apprezzare i passaggi poetici, perché le descrizioni del rapporto di Bartabas con i cavalli che ha amato, alcuni dei quali sono morti tra le sue braccia, tutti che ha costruito, nel senso ovviamente più nobile dell'espressione, sono descrizioni che davvero lasciano
non possono lasciare indifferenti. Stavo pensando che Giovanni Battista ha in comune una cosa con Bartabasso. Dormite poco la notte, Giovanni Battista? Sì, Bartabasso è l'unica cosa, insomma, a parte i pochi capelli. Sì, Bartabasso è un insonne e nel libro racconta questa sua insonnia in un modo molto interessante e a tratti divertente, perché spesso durante le sue notti insonni lui visita i suoi cavalli li incontra in un'intimità del tutto speciale, che è quella in cui il resto degli umani dormono e c'è una vita segreta della scuderia che lui descrive in un modo davvero molto molto divertente. Prendo solo un secondo per raccontare. Per esempio racconta che c'è un cavallo che è stato messo sui trucioli perché aveva l'abitudine di consumare tutta la lettiera, e il cavallo nel box accanto durante la notte gli passa con la bocca la paglia perché lui la mangi. Io trovo che solo questo episodio vale quasi tutto il libro. Ecco, io poi vedete i post-it nel libro di Daniele, sono alcuni passaggi credo che vorrai leggere, però uno ve lo vorrei leggere io perché mi ha particolarmente colpito ed è molto breve. Ho visto negli occhi dei cavalli la bellezza disumana del mondo prima del passaggio degli uomini, ed è anche una frase che dipinge anche un carattere non facile e un personaggio straordinario. Non so se da queste parole puoi tratteggiarlo, poi passiamo ai post-it. Beh, sì, sicuramente Bartabasso ha fama di avere un carattere difficile, di essere un uomo molto impulsivo. Lui stesso lo racconta nel libro. Lui ha una stampa di un celebre disegno di Géricault, e contemplando questa stampa di un cavaliere su un cavallo furioso si riconosce in quella rabbia dopo una sfuriata in cui poi si pente di questa sua irruenza. E indubbiamente è un carattere speciale, ma il suo, ma che è il carattere di un genio, quindi è proprio in virtù di questa sua peculiarità che lui è riuscito a inventare un linguaggio artistico che sino ad allora non esisteva, perché è vero che ci sono richiami alla tradizione circense ottocentesca, ai balletti a cavallo barocchi, al teatro d'avanguardia, ma lui è riuscito a fonderli in un mix del tutto originale e unico che, come la Settimana Enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione, ma che appunto ai quali manca la sostanza artistica che c'è e che traspare molto evidente in questo libro. Traspaiono tante cose in questo libro. Io ho in mente alcuni passaggi che mi hanno colpito veramente tantissimo. Per esempio, quando parla del cavallo che soffriva, che dimagriva, che non si capiva come mai non stesse bene, e invece lui ha capito che si sentiva troppo libero. Io immagino cosa ci sia dietro la psicologia e l'esperienza di una persona che arriva a comprendere questo in un cavallo, cioè che quello che lo terrorizzava era un eccesso di libertà, e lo trovo molto toccante. Forse anche se ci fosse qualche psichiatra o psicologo, non lo so, potrebbe leggere qualcosa di più di Bartabasso. Ma in una persona apparentemente rude come lui stesso, apparentemente no, veramente rude come lui stesso si descrive, quando dice gli propongo di partire al galoppo a uno dei suoi cavalli, è una delicatezza. Sono veramente due persone diverse, Bartabasso degli uomini, Bartabasso dei cavalli. Bartabasso uomo e Bartabasso cavaliere sono apparentemente la stessa persona, e l'epigrafe che ha retto il direttore è la chiave di lettura per capire l'uomo, perché chi ha una sensibilità così spiccata e riesce a comunicare su un piano di parità con gli animali non può dialogare con gli uomini come si fa normalmente. Il dialogo tra uomini è fatto di banalità, è fatto di quotidianità. Chi ha questo tipo di insensibilità rifiuta la banalità ed è infastidito dalla quotidianità. Sì, deve essere una cosa del genere, però lo stesso rimango stupita perché
ti viene da chiedere come mai, perché non è possibile avere un rapporto così piacevole per noi umani come lui evidentemente ha con i suoi cavalli. Ti senti un po' escluso da questa sfera? In realtà lui il rapporto con l'umano l'ha trovato attraverso la sua arte, è quello che fa la vera differenza, cioè poi da artista lui si esprime attraverso le sue creazioni. Peraltro, pur avendo scelto un linguaggio artistico apparentemente inattuale come è quello dei cavalli, appunto con i richiami alla tradizione ottocentesca del circo o appunto addirittura più indietro, Bartabas davvero artista ha anche una grande sensibilità verso l'attualità. L'ultimo spettacolo, che ha debuttato il 20 di ottobre nel teatro di Aubervilliers alla periferia nord-orientale di Parigi, è dedicato alle donne persiane. E badate bene, per mettere in piedi uno spettacolo di Zingaro ci vogliono 2 anni. Quindi Bartabas pensava alla condizione femminile in Iran e in Afghanistan 2 anni prima della morte di Mahsa Amini. Questo ti dà l'idea di chi è l'artista. E appunto la sua comunicazione con gli uomini avviene attraverso i suoi spettacoli, e la peculiarità di questi spettacoli è che hanno un'enorme scala di diversi livelli di lettura, ma parlano a tutti, cioè ovviamente chi come noi è un appassionato di equitazione apprezza il gesto tecnico, come si fa ad addestrare un cavallo in libertà a muovere le orecchie a comando, c'è riuscito solo Bartabas. Però se tu non hai mai visto un cavallo, sei comunque affascinato da questa fantasmagoria, perché lui ha questa grande capacità comunicativa, per cui non è una persona che rifiuta l'umano, è un artista particolare. Tra l'altro prima sentivo Daniele che leggeva tra sé e sé, osservavo Daniele che leggeva tra sé e sé alcuni brani del libro, ne possiamo leggere qualcuno? Volentieri, ma estrarre un campione dal libro è stato difficile. Io ho scelto due passaggi che leggerò in sequenza, che hanno di base un contenuto tecnico, quindi come dire, la sovrastruttura ha un contenuto tecnico, ma il sapore dei passaggi ha quella poesia a cui accennavamo. Il primo cavallo si chiama Dolasi, il secondo è Quichotte, che è quello più famoso, quello del galoppo all'indietro, quello della sequenza di Mazeppà che l'ho reso famoso su YouTube, per capirci, per chi non lo conoscesse. Preciso e tagliente come una nota di cembalo si lancia al galoppo, i garretti piegati e la testa immobile. Galoppa morbido e rotondo, limpido come una corale di Bach. Io lo accompagno con il bacino, è quello che aspettavo. Lusitano incrociato e molto insanguato è il cavallo dei miei sogni. Una bella testa, incollatura fiera, posteriori fatti per la riunione, ha l'elasticità del lusitano e i movimenti aerei del puro sangue. È un cavallo di carattere, fine e reattivo. È sapiente, ma non perdona né gli aiuti imprecisi, né quelli dati con troppa insistenza. Ha avuto un ottimo addestramento, quello del reconeo, in cui l'equilibrio e l'impulso sono una necessità e non una concessione alla retorica. È il mio maestro. Gli devo la scoperta delle sensazioni corrette, quelle che mi guideranno per tutta la mia vita equestre. Il cembalo produce le sue melopee. È sempre in ascolto. Si siede al galoppo. Io in cadenza accordo le mie vertebre e lo accolgo nell'incavo delle mie reni. Siamo fatti l'uno per l'altro. Stamattina il suo galoppo riunito è straordinariamente calmo ed energico. Nell'andatura sul posto i suoi movimenti sembrano liberi dalla costrizione del peso. La sua cadenza è regolare, lo accompagno con le anche. Lo sento tutto nel mio assetto, leggero sulla mano, alla testa ferma e le orecchie tese verso il futuro. Sento il suo morso a pompa intonare una melodia e nel punto preciso in cui gli chiedevo di fermarsi e fare un passo indietro, rinforzo l'azione del bacino. Mantenendo il tempo, arretro l'assetto e sposto il busto in avanti, come il gioco di una bilancia. Inverto il movimento e chiudo le dita a tempo. Schiocchi di lingua. Quichotte drizza le orecchie e, senza cambiare la cadenza del galoppo, esegue 2 brevi passi indietro.
apro le dita, cedo la mano, lo copro di carezze, smonto e lo dissello. Rientriamo in scuderia. Ancora tremante, gli parlo e lo ringrazio. Mi guarda tranquillo, ingoiando una ad una le carote che gli porgo. So che condivide la mia gioia. Ci siamo ritrovati. È bellissima questa cosa che sento tornare, perché l'ho già sentita ad un altro cavaliere, parlare dell'importanza della sensazione che ti dà un cavallo per imparare. Quello che mi viene in mente, per esempio, è il colonnello Angioni, che parlava di un cavallo da completo, nello stesso modo in cui Bartabas parla di questo cavallo. Sono cose che corrono attraverso tutte le discipline, uniscono tutti i cavalieri. Sicuramente io ricordo un'intervista di Bartabas nella quale a margine di uno spettacolo che portò a Spoleto Eclipse, uno spettacolo in cui eseguiva alcuni esercizi assolutamente impensabili per qualsiasi cavaliere normale, e a chi gli chiedeva ma come fai, lui diceva: se devo dire la verità non lo so, nel senso che conosco la tecnica, ma nel momento in cui io mi trovo con il mio cavallo, io lo penso e lui lo fa. Evidentemente il suo corpo era così in armonia e lo descrive in maniera così efficace nei passaggi che ci ha letto Daniele, e devo dire che poi, modestamente, nessuno di noi può pretendere credo che questa, una scintilla di questa sensazione l'abbia provata chiunque va a cavallo. Ci sono, e questa è la cosa meravigliosa, ci sono dei momenti speciali nell'equitazione in cui si sente questa connessione ineffabile con l'animale, ed è quella sensazione in cui la sua eleganza, la sua nobiltà, la sua forza, la sua agilità diventano le nostre, che rendono l'esperienza dell'equitazione così straordinaria. Io mi ricollego a quanto hai detto tu adesso e ti faccio una domanda, forse che non vuoi, però te la faccio lo stesso. Anzi, te ne faccio due. Intanto, quanto c'è di Italia in Bartabas, nella possibile ispirazione, nei personaggi, nei richiami culturali, se c'è qualcosa e quanto c'è. E secondo, la più difficile, quella che non vuoi, se lo vedremo in Italia. Allora, Bartabas è venuto spesso in Italia, ne parla nel libro in più occasioni, ed è in Italia che lui ha per la prima e unica volta cavalcato il suo cavallo feticcio, Zingaro, quello che dà il nome alla compagnia, il magnifico stallone frisone che si vede all'inizio del filmato. Solo una volta lo ha montato a Volterra durante uno spettacolo. In Italia è venuto spesso, ha fatto spettacoli importanti, non ultimo quello che citavo del Teatro dell'Opera. Sicuramente Bartabas conosce la tradizione equestre italiana, e vi esorto ad andare perché è uno dei, forse il più bello spettacolo equestre che io abbia visto in vita mia. Io sono 43 anni che vado a cavallo e 40 anni che giro il mondo per vedere spettacoli equestri. A Versailles c'è, nella piccola scuderia, l'Accademia dello Spettacolo Equestre, che è diretta da Bartabas, che l'ha fondata. Si tiene uno spettacolo meraviglioso, lo spettacolo di alta scuola, lo spettacolo delle arie alte, che sono arie che vengono codificate per la prima volta nel 500 in Italia, si tiene al suono della tarantella. Perché i primi autori a descrivere questo particolare tipo di esercizi erano napoletani, in particolar modo Federico Grisone, che è il primo autore napoletano a pubblicare a stampa un trattato d'equitazione. Quindi sicuramente c'è una profonda consapevolezza. Non sappiamo quando Bartabas tornerà ad esibirsi in Italia. Devo dire che uno dei miei sogni è cercare di contribuire a riportarlo in Italia. Ci stiamo lavorando.
Noi ti diamo tutta la fiducia e il supporto possibili a questo punto, non so se è il nostro incoraggiamento, ma se ci uniamo tutti sono sicura che qualcosa otterremo. Quindi una cosa, grazie, perché il lavoro di questi ragazzi è stato veramente importante e siamo molto orgogliosi di loro. Tra l'altro vi ricordo che il libro è veramente un'uscita freschissima e lo potete trovare qui vicino, tra l'altro, da Elephants Books. E mi piace sottolineare, ma lo sentite anche voi, è una cosa che lascio uscire fuori perché mi preme. La cosa più bella di Bartabassa, secondo me, è l'enfasi che riesce a mettere, senza essere enfatico, sull'importanza delle emozioni e delle sensazioni nel lavoro con il cavallo. È la cosa più importante. Per una persona che riesce ad ottenere livelli tecnici così alti dal proprio lavoro con il cavallo, è importantissimo. Ricordiamocelo tutti, qualunque cosa noi facciamo con il nostro cavallo. Daniele? Mi unisco solo nel dire che se sommiamo i passaggi strettamente tecnici in quelli in cui parla di aiuti di gamba, di aiuti di redine, di bacino, eccetera, forse fanno una pagina, forse due su 300. Gli altri sono effettivamente, le altre sono descrizioni in cui lui, parlando di se stesso, è un livello che penso nessuno qua riesca a raggiungere, spiega di come è l'emozione a guidare il cavallo e non il gesto tecnico. Ed è questo il valore aggiunto di questo libro. Saresti così gentile da leggerci un altro brano che magari tu ritieni significativo in merito a questo? Perché le mie erano solo emozioni, ma vi vogliamo dare proprio la prova di questo. Dunque, scelgo un postittino a caso tra quelli citati dal direttore. Dunque, in questo passaggio parliamo di eclipse, di orizzonte, è un altro cavallo protagonista dei suoi spettacoli. Questo passaggio, esatto, esattamente, in questo passaggio descrive un lavoro di preparazione fatto per uno spettacolo che è intitolato Eclipse. In Eclipse, dopo solo 9 mesi di lavoro, il giovane Mozart gettò le basi del suo piaffè da leggenda. La sua colonna vertebrale è un arco flessuoso che parte dalla nuca e arriva alla coda. Il suo avantreno sciolto è interamente rivolto all'orizzonte. Nell'incavo delle mie reni sento la leggerezza del suo appoggio sul morso. Con le redini alla cintura piroetta al piaffè con l'energia del flamenco e impone il suo ritmo ai lamenti stridenti del kayagum. Io lo accompagno con le braccia languide e sotto un cielo cangiante gioco con un ventaglio bianco in una mano e uno nero nell'altra. Tra ombra e luce siamo in armonia. Lui è la forza, il movimento. Io sono il lasciare andare, la passività. Lui è l'energia, io sono l'assenza di gravità. Lui è il maschile, il sole, io sono il femminile, la notte. Lui domina il suo suddito, io mi sottometto a lui. Lui è la montagna, io sono il fiume. Lui è lo yang, io sono lo yin. Signori, all'equitazione. Io credo che se qualcuno avesse delle domande, delle curiosità, volesse sapere qualcosa su Bartabassa, sul suo mondo, è il momento giusto, abbiamo con noi le persone giuste per aiutarci a capirlo meglio. Qualcuno vuole domandare qualcosa, ha qualche domanda, qualche curiosità? Non siete timidi. Siete timidi? Allora vi ringraziamo veramente di cuore per essere rimasti qui con noi a condividere questo amore. Giovanni Battista, sì, puoi. Allora, una cosa che secondo me va detta, perché è molto importante. In questo libro, ma in tutta la sua carriera, Bartabas dimostra una sensibilità, una capacità. Oggi si parla molto di relazione con il cavallo, che è una cosa importante, giusto? Però è pure vero che è anche un modo per non parlare dell'educazione del proprio corpo e del proprio spirito a mettersi in accordo con un altro essere diverso, anche se compatibile con l'uomo.
Molto brevemente, io faccio il giornalista televisivo, ho fatto una presentazione di questo libro a Linea Notte, è un'edizione del giornale per cui lavoro, per cui giocavo in casa. Ho proposto di fare una cosa analoga ad un'altra trasmissione di cui non dirò il nome e nonostante chi la conduce conoscesse Bartabas e ne avesse apprezzato gli spettacoli, mi ha detto: mi dispiace Giovan Battista, non ce la sentiamo perché temiamo, sono cavalli addestrati e quindi temiamo le proteste degli animalisti. Allora, questa è una questione molto seria perché questo è un cavaliere che ha dedicato la sua vita interamente a questi animali, i quali brillano così nei suoi spettacoli proprio in virtù della sua straordinaria capacità di costruire una relazione. Oggi c'è una minoranza molto aggressiva e molto arrogante che allo stesso tempo incompetente, che giudica una persona come lui, si permette di giudicarlo come uno che maltratta gli animali. Ecco, su questo io credo che noi dobbiamo fare una profonda riflessione, perché quello che questi animalisti senza animali non hanno capito è che non esistono delle praterie dove i cavalli prosperano liberi in assenza dell'uomo, che il cavallo è un animale domestico e che l'unica cosa che noi possiamo fare per dimostrare il nostro amore per i cavalli è trattarli bene e imparare a montarli bene. Perché appunto la relazione è importante, ma se tu sulla schiena di un cavallo non ci stai seduto come un sacco di patate è ancora più importante. E lui decisamente non ci sta seduto come un sacco di patate. Devo dire che queste tue parole coincidono perfettamente anche con un contributo che ci ha dato Mario Luraschi questa mattina, non un fuori onda ma un'aggiunta all'intervista che abbiamo fatto, dove lui ha precisato: la critica serve, la critica è indispensabile, deve essere però una critica positiva, costruttiva e soprattutto posta da qualcuno che capisce quello che sta criticando. Ho fatto un riassunto. Detto questo, noi amiamo i nostri cavalli, stiamo tutti insieme e continuiamo a sentire le emozioni che ci trasmettono. Grazie, grazie a tutti, grazie a Giovanni Battista, grazie a Daniele, grazie a Cavallo Magazine che ci fa parlare della nostra passione. Vi ricordo che il libro è in vendita da Elephants Books, nel caso non l'abbiate ancora acquistato. Io ve lo consiglio perché è bellissimo.